L'India sta vivendo un periodo di completo subbuglio in riferimento al settore delle criptovalute. L'incertezza sembra regnare sovrana quando si parla di queste monete. Sia il premier indiano che il presidente della banca centrale avvertono rischi legati al mondo cripto, ma nel mentre molti indiani hanno abbracciato con entusiasmo le criptovalute. Sono circa 15 milioni gli indiani che usano o commerciano monete digitali. E sono sempre più numerose le start-up indiane legate al mondo crypto e blockchain che si stanno sviluppando. Fino ad una settimana fa erano solo voci quelle sul divieto di utilizzo delle monete. L'argomento è passato in secondo piano e così sono aumentate le persone che hanno deciso di investire nel mondo delle criptovalute. Ma cosa c'è dietro a questo rifiuto verso le monete decentralizzate? Ciò potrebbe influire negativamente sui nostri investimenti? Scopriamolo insieme. Prima di iniziare, ti invito a lasciare un mi piace ed iscriverti per supportare il canale. Ciao, io sono Alessandro e in questo nuovo video parleremo del ban dell'India verso le criptovalute. I cittadini dell'India hanno dato manforte a Bitcoin e altre criptovalute, ponendo in loro fiducia. Le stime del settore suggeriscono che in India ci sono tra i 15 e i 20 milioni di investitori in criptovalute, con un patrimonio totale di circa 400 miliardi di rupie, ovvero 4,77 miliardi di euro. Questo ci fa capire che il mercato di queste monete decentralizzate è una fonte di reddito importante per molte persone indiane. Da quando le notizie sul ban verso le cripto hanno iniziato a farsi sempre più insistenti, gli effetti non si sono fatti desiderare. Dopo queste indiscrezioni, i prezzi delle criptovalute sono crollati sugli scambi indiani. Bitcoin è sceso di oltre il 13% su Wasr X, mentre Shiba Inu e Dogecoin sono scesi di oltre il 15%. Questi movimenti di prezzo sono stati limitati alle piattaforme di trading indiane, mentre sulle piattaforme internazionali il Bitcoin è rimasto sostanzialmente invariato. Ancora non si sa cosa succederebbe se il divieto diventasse legge, ma di certo non assisteremmo ad un'impennata della regina delle criptovalute. All'inizio di quest'anno il governo indiano ha considerato di criminalizzare il possesso, l'emissione, l'estrazione, il commercio e il trasferimento di monete private, ma non è stato presentato un disegno di legge. Da allora il governo ha cambiato leggermente la sua posizione e ora sta cercando di scoraggiare il commercio di criptovalute, imponendo forti plusvalenze e altre tasse. Il primo ministro Narendra Modi ha presieduto una riunione per discutere del futuro delle criptovalute, tra i timori che i mercati non regolamentati potrebbero diventare strade per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa sarebbe una notizia sorpresa, dal momento che nei giorni scorsi sembrava scongiurato il rischio che potesse essere messo un divieto per le criptovalute, ma solo che si potesse discutere un progetto di regolamentazione delle stesse. Non tutte le monete però verranno escluse. Il governo consentirà la libertà solo a determinate criptovalute, per promuovere la tecnologia sottostante e i suoi usi. Il piano è quello di vietare le criptovalute private, aprendo la strada a una nuova valuta digitale della banca centrale, la CBDC. La Reserve Bank of India, che ha espresso serie preoccupazioni per le criptovalute private, lancerà il suo CBDC entro dicembre. L'intento delle istituzioni indiane è quello di vietare prima di tutto l'utilizzo delle criptovalute private. Queste monete sono diverse, poiché i pagamenti non avvengono in maniera anonima, ma privata. Il governo è spaventato dallo scambio di queste valute, perché crede che possano favorire la criminalità organizzata. Bitcoin, Ethereum e le altre altcoin più famose non si trovano all'interno di questa categoria. Il motivo è il seguente: se la criptovaluta è collegata ad una blockchain, tutti i movimenti vengono registrati e sono visibili a tutti. Nonostante ci sia l'anonimato, la blockchain è sicura e riesce a tenere lontani i furti informatici. Grazie
Non è detto però che queste monete siano esenti da nuovi emendamenti. Le informazioni non sono ancora del tutto chiare. Porterò eventuali aggiornamenti non appena si sarà conclusa la riunione del Parlamento il 29 novembre. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi per supportare il canale. Un saluto, alla prossima!